violenza. Questo è un tema che andrebbe affrontato, dibattuto, analizzato e con molta riflessione anche nello spogliatoio. Da chi? Le figure sono molte, a cominciare dall'allenatore, dagli accompagnatori, dai dirigenti e dai genitori. Questa è una società che demanda ad altri l'educazione, tra virgolette, dei nostri giovani, mentre invece la nostra società dovrebbe essere il primo ente, in questo caso come ente parlo di famiglia. È chiaro che poi famiglia, parrocchia, società di calcio e società civile dovrebbero, a mio avviso, dare molto di più per affrontare questo problema, e questo è anche un problema realissimo. Non so se avrò l'occasione di presentare il mio ultimo libro che ho scritto assieme al collega Enrico Battisti, che riguarda la formazione tattica dei giovani. Ci terrei a regalare questo libro alla comunità. Nel libro vorrei scrivere quanto segue: a tutta la comunità di San Patrignano che quando incontra lo sport vince lo sport. Quando la comunità incontra i giovani che giocano a calcio, vince la vita universale. Vê quanta beleza, yeah. Vê o mar que quebra na areia quente, yeah.